un argomento che riguarda il doping o possibile doping. Come sapete c'è stata nei mesi scorsi un intervento in occasione dei mondiali di sci a Seefeld in Austria. Ci sono stati anche 5 arresti tra atleti e medici perché sospettati di doping ematico, cioè del sangue. Un medico tedesco, Mark Schmidt, è stato arrestato perché è al centro di tutto questo meccanismo di doping. Tre corridori, cioè due corridori, un direttore sportivo, sono stati sospesi dall'Unione Ciclistica Internazionale, dalla Federazione Internazionale, e in questa vicenda è entrato anche Alessandro Petacchi, indagato dall'Unione Ciclistica Internazionale per dei contatti con questo medico tedesco, con questo dottor Mark Schmidt. Alessandro Petacchi, il nostro commentatore tecnico nelle telecronache di questo Giro d'Italia. Alessandro Petacchi è qui insieme appunto con Auro Bulbarelli, al quale cedo di nuovo il microfono. Allora, riassumiamo: stamani ad Alessandro Petacchi è arrivato questo comunicato da parte De Luci. Prego. Sì, io ho ricevuto questo comunicato De Luci e dopo aver già letto sui giornali la mattina, e avevo già ricevuto delle chiamate la sera prima di che c'era questa possibilità, e dopo aver letto degli articoli mi è arrivato ufficialmente questa email con un comunicato di questa indagine su questo dottor Schmidt, dove sembra che io abbia avuto dei contatti con lui. Io sto cercando di recuperare le mie carte tramite il mio avvocato. Ora io andrò a casa perché devo cercare di fare chiarezza, parlare con il mio avvocato e preparare una difesa entro 7 giorni, perché devo rispondere a questa lettera che ho ricevuto. Quindi spero di fare chiarezza il prima possibile. Voglio ringraziare il direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli, che mi ha consentito di rimanere qui ancora. E oltretutto oggi ho anche lavorato non più in telecronaca ma in regia, quindi ringrazio molto la Rai e spero di ritornare il prima possibile, perché vorrà dire che ho fatto chiarezza e ho sistemato la cosa. Allora, è bene chiarire fino in fondo. Sono state ore concitate stamattina, non si sapeva bene il da farsi, lo stesso Alessandro era molto titubante, il suo stato d'animo era altalenante, e poco prima della messa in onda della diretta ci siamo guardati in faccia e si è convenuto che Alessandro non avesse e non potesse avere la necessaria serenità per poter sostenere 3 ore di telecronaca. È stato in regia con noi, nel frattempo ha parlato col suo avvocato, questa sera rientrerà in Toscana, leggerà le carte arrivate da Losanna. Noi tutti ci auguriamo che tu possa uscire a testa alta da questa situazione. Se l'inchiesta, la vicenda non subirà delle cose negative strada facendo, sappi che da parte nostra le porte sono aperte e ti aspettiamo con la stessa stima e la stessa fiducia con cui ti abbiamo invitato al Giro. Grazie mille a tutti, veramente. Ecco, ho citato prima i corridori coinvolti, è giusto dire di chi si tratta. L'Unione Ciclistica ha sospeso un corridore sloveno, Christian Koren, che partecipa qui al Giro, è uno dei gregari di Nibali, è nella squadra di Vincenzo Nibali. È stato sospeso anche il direttore sportivo di questa squadra, Borut Bozic, anch'egli sloveno ma non è presente qui al Giro. L'altro corridore sospeso si chiama Durasek, è un croato ed era al Giro della California, quindi tutti loro sospesi in attesa di accertamenti, in attesa di capire se davvero c'è stato un loro coinvolgimento.